We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Tatiana, l'agente dei viaggi, e oggi ho pronto per voi un nuovissimo video. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e alla mia pagina Facebook, così come di seguirmi sul mio profilo Instagram, Tatiana, l'agente dei viaggi. Nel video di oggi, come avrete potuto dedurre dal titolo, vi parlerò delle mete autunnali che vi consiglio di prendere appunto in considerazione in vista magari di un ponte o di una vacanzina che potete concedervi dopo le vacanze estive. L'estate infatti ormai è agli sgoccioli, quindi sarà meglio pensare a qualche giorno di relax durante l'autunno, magari prima delle feste natalizie, se riuscite. Allora, vi propongo tre mete: la prima tutta italiana, la seconda in Europa e la terza invece più a lungo raggio in un altro continente. Iniziamo subito con la città italiana che vi consiglio di visitare durante l'autunno, e cioè Torino. È una delle mie città preferite in assoluto. È una città che io adoro, una città che mi dà sempre un sacco di emozioni e che vi consiglio di visitare, soprattutto nelle stagioni intermedie, quindi in primavera oppure, come appunto stiamo dicendo adesso, in autunno. Potrete visitare il Museo Egizio, potrete passeggiare sui murazzi lungo il Po, potrete godervi il Parco del Valentino oppure la meravigliosa Reggia di Venaria. Così come a me personalmente piace tantissimo il panorama che si vede dalla Basilica di Superga, che domina proprio tutta la città. È una meta fattibile veramente anche in soli 2-3 giorni se non avete più tempo a disposizione. Potete raggiungerla in macchina oppure con il treno, che secondo me è la soluzione più comoda per non avere poi l'assillo e il problema del parcheggio. Nel centro città c'è veramente di tutto. Ci sono un sacco di negozi, dalle catene più famose ai negozi un po' più di nicchia. Ci sono dei bellissimi mercatini di libri usati, di quadri, proprio sotto i portici lungo il corso della città. C'è poi il Palazzo Reale, così come anche il Duomo, che non è una chiesa spettacolare come magari ci si potrebbe immaginare da una grande città come Torino, però racchiude dentro di sé una cosa che si trova solo qui in tutto il mondo, e cioè la Sindone. Non è esposta in questo periodo, però vi consiglio di fare lo stesso un salto all'interno del Duomo. Potete poi girare lungo le stradine, i vicoletti, e perché no fermarvi in uno dei bar storici della città a bere il classico bicerin. Io l'ho provato per la prima volta durante il mio ultimo giretto a Torino e devo dire che sono stata veramente estasiata da questo bicerin, cioè bicchierino, con caffè, cioccolata calda, panna e chissà quale ingrediente segreto, perché la ricetta appunto è top secret, però vi consiglio assolutamente di fare una sosta e di bere questa prelibatezza, ecco. Un'altra cosa che vi consiglio di mangiare a Torino è il fritto torinese, cioè un piatto dove vengono mescolati tantissimi tipi diversi di cose, di pietanze fritte, dalla carne alla frutta fino anche ai dolci, tutto in un unico piatto, delizioso, provatelo. Poi anche se si va verso l'autunno e quindi fa un po' freddo, comincia a essere piacevole anche mangiare un piatto, anche se un po' pesantino, insomma, diciamo, però molto molto buono. La seconda meta che vi propongo, una delle mie preferite anche questa in assoluto, è per chi non si rassegna al fatto che l'estate sia finita, e cioè chi vuole cercare ancora un po' di sole, un po' di caldo e anche un po' di mare durante il periodo autunnale. La città di cui vi sto parlando, ovviamente, e chi mi conosce lo sa, non può che essere Malaga. Quindi vi consiglio di fare un viaggetto nel sud della Spagna, la città più meridionale dell'Andalusia, affacciata sul Mar Mediterraneo e affacciata sulla costa del Marocco. È una città vivacissima che ha saputo trasformarsi e reinventarsi negli ultimi anni, una città che io porto nel cuore e che di sicuro vi stupirà. Ci sono tantissime cose da fare, tantissimi musei, dai musei più classici, diciamo, come il Museo dell'Automobile, il Museo delle Icone Russe, il Museo Archeologico di Malaga, come musei anche molto molto più particolari, come il nuovissimo Centro Pompidou, che ha aperto la sua filiale proprio a Malaga,
oppure il museo casa natale di Pablo Picasso, che appunto nacque a Malaga. È poi imperdibile perdersi tra i vicoletti del centro, come sembra di stare proprio all'interno di una città araba, quindi con tutti questi vicoletti, tutti i negozietti che si affacciano, i bar con le sedie, i tavolini fuori dove pranzare, cenare, bere qualcosa, mangiare qualche tapas e poi spostarsi di bar in bar e passare così una serata veramente piacevole. Inoltre Malaga è affacciata sul mare, ha un bellissimo porto che è stato completamente rinnovato negli ultimi anni, dove si può passeggiare e dove hanno costruito anche una bellissima ruota panoramica che è addirittura più grande, più alta del London Eye di Londra, quindi vi consiglio di fare un giretto proprio su questa bellissima ruota, che è proprio come una terrazza sul mar Mediterraneo. A Malaga poi dovete assolutamente provare e mangiare i famosissimi churros con la cioccolata calda o con il caffè, quindi sono delle frittelline diciamo allungate e vanno benissimo come colazione o come merenda, così come non potete perdervi assolutamente i camperos, che sono dei panini che si trovano solo a Malaga con dentro le farciture più svariate di tutto e di più. Assolutamente un piatto che deve essere messo nella vostra wish list in questo viaggio, ecco. Non parliamo poi delle tapas, che sono tipiche di tutta la Spagna e di tutta l'Andalusia. La mia preferita è quella con le melanzane fritte al miele, una cosa pazzesca. Per avere un assaggio diciamo un po' più particolare su quello che potete mangiare in Andalusia e particolarmente a Malaga, andate a vedervi l'altro video che ho fatto proprio su cosa mangiare in Spagna. Quindi prendete in considerazione Malaga come la vostra prossima meta autunnale, perché se anche andate in ottobre o in novembre girerete senza problemi in t-shirt e in pantaloncini, tanto appunto il clima è gradevolissimo e troverete delle bellissime giornate di sole e caldo. Quindi mi raccomando, aggiungete anche Malaga alla vostra lista di città da non perdere durante l'autunno. L'ultima meta che vi consiglio per l'autunno è un po' più particolare e forse andrebbe diciamo organizzata con un pochino più di anticipo e non quindi adesso che siamo a metà settembre, per magari solo metà ottobre o il Ponte dei Morti, quindi fra un mese e mezzo. Però se ci riuscite fatelo, e cioè andate nel New England. Il New England è la parte degli Stati Uniti a nord di Boston, quindi potete tranquillamente arrivare con il vostro volo a Boston, poi da lì noleggiarvi la macchina e viaggiare verso nord, verso il Vermont, verso il Maine, in tutta quella zona. Infatti l'autunno proprio nel New England è famosissimo per il suo foliage, e cioè per i colori che gli alberi assumono quando le foglie iniziano a cambiare colore e quindi a prendere tutte le sfumature che vanno dal verde, il giallo, l'arancione, al rosso più intenso, creando veramente un panorama e un'atmosfera unica. È uno dei viaggi da fare almeno una volta nella vita, veramente ve lo consiglio fortemente, perché sono dei panorami totalmente diversi da quello a cui magari siamo abituati noi e veramente veramente unici. Inoltre, in mezzo a queste foreste infinite di alberi con i colori autunnali si trovano un sacco di cittadine interessanti, cittadine piccoline e la tipica provincia americana, ecco, della parte degli Stati Uniti del Nord, quindi quasi al confine con il Canada, paesi diciamo che hanno molto uno spirito signora Fletcher, se vogliamo, quindi signora in giallo, però in realtà valgono veramente la pena, vale veramente la pena di visitarli e di passare qualche giorno sperduti proprio nella provincia americana in questo bellissimo periodo dell'anno, ecco. Prima quindi del loro freddo, che è intensissimo, è un grande freddo, vi consiglio assolutamente di non perdervi il foliage del New England. Queste erano le tre mete che vi consiglio per il prossimo autunno, quindi organizzatevi, cominciate a cercare i voli, i treni, le soluzioni per gli alloggi e quant'altro per riuscire a non farvi scappare questa opportunità. Se avete bisogno, chiaramente, e se preferite, quello che io vi consiglio di fare è di rivolgervi alla vostra agenzia viaggi di fiducia, che saprà sicuramente consigliarvi e aiutarvi, ok? Ecco,
Ovviamente io, da agente di viaggi, parlo con cognizione di causa e vi consiglio appunto di affidarvi sempre a professionisti per i vostri viaggi, che siano brevi, che siano lunghi, affidatevi sempre a chi vi può aiutare. Bene ragazzi, il video di oggi è terminato, spero vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti quali sono le vostre mete autunnali preferite, magari potrò fare un altro video in cui parlerò anche di altre destinazioni diverse da queste che vi ho proposto oggi. Quindi, oppure ditemi anche se siete già stati a Torino, a Malaga oppure nel New England e fatemi sapere nei commenti appunto cosa pensate di queste destinazioni. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ah, una cosa mi stavo dimenticando, mancano meno di 2 settimane alla mia partenza per gli Stati Uniti. Restate connessi. Ciao ciao!